Michele Feliciani, cofondatore di Inside Sensor, ed insieme a Dario Fanciullo e Gianluca Di Bo abbiamo creato questo chat of Gardi. Ovviamente c'è stato il supporto del nostro programmatore Francesco Polvere, il business developer Roberto Formia, e abbiamo creato un chatbot multilingua. Che cos'è? La nostra priorità era quello di far sì che Gardi fosse utilizzato in un più ampio mercato possibile, e quindi il nostro primo, la cosa più importante era che parlasse utenti inizialmente italiani, inglesi e francesi. Quindi Gardi poi cosa fa? Ovviamente un chatbot che sta su Facebook Messenger al momento ha al suo interno centinaia di frasi di small talk in tutte queste lingue, doveva avere, e siamo riusciti a implementare anche un gioco, quindi un gatto di teoria, dove l'utente non solo parla con il chat, ma se si annoia, vuole testare le sue conoscenze botaniche, può anche giocare e vedere se riconosce delle piante. Però la cosa più complicata che dovevamo fare era non solo creare un chatbot che parlasse con l'utente, che lo facesse giocare, che fosse multilingua, ma che si interfacciasse anche con un sensore IoT che noi abbiamo ideato, creato, che stiamo quindi testando e che venderemo a breve in preordine su Kickstarter. Quindi la sfida più grande era quella di far sì che il chatbot fosse come primo frontman per il sensore che l'utente compra, mette nel suo giardino, analizza tutti i dati della pianta, temperatura, umidità, illuminazione, i valori del pH e dei nutrienti, e che fosse quindi una relazione con la pianta e con il giardino e quindi con la sua passione del giardinaggio molto più umana e simpatica. Gardi, questo cartone che vedete, quindi volevamo dare un'anima più giocosa al tutto, evitando quindi le app. L'ultima sfida era la visual recognition. Perché? Perché avevamo pensato che fosse molto utile dare all'utente la possibilità di riconoscere la pianta che ha, e quindi non tutti sono così bravi nel dire sì, questa è una rosa facile, ma tutti gli altri non sono così semplici. E come ultima feature volevamo addirittura fare di più e utilizzare la visual recognition non solo per riconoscere la pianta, che è utile, ma addirittura riconoscere le malattie che la pianta ha, e quindi fare in modo che l'utente fosse anche aiutato nei momenti di vera difficoltà, perché è facile finché va tutto bene, quindi la pianta è in salute, neanche servirebbe, ma quando c'è un problema è lì che bisogna intervenire, quindi aiutare l'utente. Alla fin fine, cos'è Gardi? È sì un chatbot, l'abbiamo detto, ha sì l'intelligenza artificiale, ma anche alle spalle un background IoT, e quindi quello che volevamo fare fin da subito era dargli una struttura abbastanza quindi complessa e organica. Ovviamente, come dice Paola, mannaggia il codice fin da subito, e quindi non potevamo usare Chatfuel e altri strumenti didattici che ci avrebbero aiutato all'inizio, questo è indubbio, ma ci faceva perdere tutta quella flessibilità che noi avevamo bisogno, come ad esempio per registrare un sensore, dove bisogna inserire input di vario genere, ossia il codice del sensore che tu hai appena comprato, la geolocalizzazione, ossia dove questo sensore è stato messo, qualsiasi parte del mondo tormenta, dobbiamo capire quindi il metodo, quella zona, l'orario, eccetera, eccetera. Ovviamente dovevamo gestire l'intelligenza artificiale, fare upload di foto, che l'utente fa la propria pianta, la propria pianta malata e quant'altro, e quindi avevamo bisogno di avere le mani abbastanza libere per implementare tutte queste cose, perché l'utente doveva fare principalmente avere un menu in lingua appropriata, lo small talk in lingua appropriata, e poi vedremo che è stata diciamo, una sfida abbastanza provante, ma l'abbiamo superata, e tutti gli intent di riconoscimento del linguaggio, della lingua desiderata. Tutte queste necessità hanno fatto sì che le scelte strategiche fossero di un certo tipo. Abbiamo ovviamente utilizzato i più importanti software, iniziando da VMOS, ma fin da subito scontravamo con delle limitazioni, perché non erano implementate tutte le API di Messenger. Quindi a quel punto ci siamo detti, ha senso continuare ad utilizzare questi framework oppure c'è bisogno di qualcosa di più? La risposta è stata sì, c'era bisogno di codice, 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 e quindi
siamo andati sul sicuro e abbiamo scelto il linguaggio di programmazione PHP. Poi ovviamente abbiamo usato Dialogflow come piattaforma di Natural Language Processing e lì abbiamo costruito i nostri intent, il nostro small talk e abbiamo fatto sì che ci fosse il riconoscimento del linguaggio. Però abbiamo utilizzato sia un database NoSQL che un database SQL utilizzando DynamoDB da una parte e MySQL dall'altra. Perché due? Perché per il momento abbiamo performance ottime da una parte, quindi lato diciamo, registrazione utente, lato IoT. Con il PHP invece abbiamo performance migliori riguardo al gioco, al database delle piante e quindi tutta quella gestione botanica della cosa, chiamiamola così. Ovviamente c'è attendere, potremmo convergere tutto a un lato, tutto a un altro, ma ancora non abbiamo preso questa scelta. Dove iniziano le prime problematiche di cui vi parleremo questa sera? Quindi un chatbot multilingua, dov'è il primo problema? È tutto bello fare italiano, inglese, francese, più varie lingue, però Dialogflow risponde allo small talk solo nella lingua predefinita. Quindi qual è stato il primo problema? Un utente italiano arriva, segue il suo intent, quindi segue il suo flusso, il suo albero di conversazione, fa una domanda extra, come stai? La più stupida, e il chatbot non rispondeva. Perché? Perché lui si aspettava domande di questo tipo in lingua inglese, non era in grado di fare uno switch automatico tra l'uno e l'altro. Ovviamente questa è una scarsissima user experience per qualsiasi utente italiano, francese, e l'idea principale è stata: dobbiamo continuare sulla via del multilingua, dobbiamo abbandonarla? No, dovevamo fare un intervento che risolvesse questo problema, altrimenti non saremmo riusciti a creare il multilingua con un di questo tipo. Quale soluzione abbiamo improntato? Innanzitutto dovevamo identificare l'utente e capire quale fosse la lingua che lui utilizza in Facebook, salvare questo dato e far sì che tutto il codice partisse da questa prima configurazione. Il codice creato ad hoc ovviamente in PHP, come abbiamo detto prima, sui nostri server, gestisce questa lingua e in strada tutti gli input in base alla lingua che viene salvata nel nostro database. A quel punto ogni utente non è vincolato dai limiti che abbiamo descritto prima, ma riceve risposte precise sia negli intent, sia nei menu che nello small talk. E quindi questo parametro, passato in fase di registrazione, è importantissimo per far sì che tutta la user experience sia da noi guidata, da noi controllata e instradata un passo passo per far sì che non ci sia alcun errore, fatto, problema, chiamiamolo così, in tutto questo processo. E ovviamente Gabriele vi ringrazia, se volete saperne di più il sito intelsenso.com per provare la beta del chatbot, cercate Gabriele o insidebot.it. Grazie. Domande? No. Allora, bella domanda. Diciamo che siamo voluti andare sul sicuro, ossia utilizzare il linguaggio di programmazione sul quale eravamo più skillati. Ovviamente abbiamo preso in considerazione altri linguaggi, però dovendo fare una cosa senza reinventare la ruota, come dicevamo prima, eravamo sicurissimi che col PHP le prestazioni e le funzionalità fossero perfette come per altri linguaggi, quindi per il momento non ci siamo posti il problema di dover per forza switchare su altri linguaggi, perché diciamo, la risposta del PHP è stata, secondo le nostre esigenze, su tutta la linea. Un'altra domanda, quindi se ho capito bene non viene fatta la language detection sul messaggio dell'utente? La lingua viene presa in base alle informazioni di profilo dell'utente da Facebook. Esatto, questo è quello su cui stiamo lavorando. Infatti diciamo
il problema di questa soluzione è che un utente italiano non può iniziare a parlare inglese, esattamente. Quello che sta dicendo tu infatti è la prossima cosa che vorremmo fare, ossia consolidata questa situazione, quindi abbiamo tutte le lingue che funzionanti eccetera eccetera, dovesse esserci un utente che per gioco, sbaglio, comunque volesse cambiare lingua, il chatbot riconosce, quindi language detection, capisce che lui sa anche parlare le altre lingue e quindi poi se uno gli dice al posto di come stai, how are you, la risposta è fine thanks e non bene grazie oppure non ho capito. Questo è il prossimo passo che faremo.